Io ho due ricordi abbastanza chiari dell'Elescano. Teniamo conto che io avevo 12, 13, 14 anni, quindi nel periodo della guerra. Ricordo nel 40, poco prima che l'Italia entrasse in guerra, in un teatro che forse era anche il Carlo Felice, non mi ricordo bene, ci fu uno spettacolo dell'Eiar, i divi dell'Eiar, e facevano l'ora del dilettante, mi pare. E c'erano tutti i cantanti dell'Eiar del momento, c'erano anche l'Elescano. E lo ricordo unicamente perché quando siamo usciti da teatro, c'erano gli strilloncini, gli strilloni, usavano ancora allora gli strilloni dei giornali che dicevano: è caduta Sedan, mi pare che fosse una cittadina francese, ed era una grande vittoria perché si credeva ancora nella guerra lampo. Pochi giorni dopo ci fu la dichiarazione di guerra, ecco, questo me lo ricordo. Poi la guerra ha avuto tutte le sue nefaste conseguenze e il rifugio nostro quando c'erano gli allarmi era una grandissima corsa per arrivare nel rifugio del grattacielo. Parlo del grattacielo piccolo, quello più basso, non dove c'è il cinema teatro, perché in quello del cinema teatro entravano nel teatro, che era considerato, perché era 3-4 piani sottoterra, entravano solo gli abitanti del palazzo. E gli estranei non li accettavano. Però se eri dentro il cinema e suonava l'allarme, tu ci restavi. C'era il cinema e l'avanspettacolo. E ho visto tante cose molto belle anche. Poi ogni tanto facevano un avanspettacolo per me, un avanspettacolo completo, e l'orchestra non era più nell'area dell'orchestra, ma era in palcoscenico. Dove? Al Dietro? grattacielo, no, in palcoscenico c'era l'orchestra. Ma davanti o dietro? Dietro, ma era a vista, come quando si fa un concerto di musica classica che vai al Regio e c'è l'orchestra tutta Ah sì, schierata. ma c'era la fossa tipo, nella C'era la fossa fossa, piccolina sì. dove c'era l'orchestrina per fare Spettacolo, l'avanspettacolo. sì. E Invece, in certe stavano sul occasioni, palco. non c'era il cinema, Ah, c'era ecco. uno spettacolo diciamo avanspettacolo più Lungo, lungo, sì. però di grande levatura, per cui l'orchestra era in palcoscenico. E io ricordo che mia madre mi portò a vedere a sentire questo trio Lescano, che però poi non abbiamo sentito. Ora io non mi ricordo con esattezza, devo Sì. essere sincero, non mi va di dire cose che non stanno né in cielo né in terra, ma a me pare che fosse proprio quella sera lì che non riuscimmo a vederle. Ora non so, ti posso anche dire che forse era il giorno dopo e che non c'erano più, o che non saprei con esattezza dirtelo perché sono passati tantissimi Ma anni. quello che non l'hai vista vuol dire che ti sei seduto e a un certo punto non si sono viste in E scena, non si sono non viste in si sono scena, viste in scena, non si sono quindi non viste le hai in scena, viste. non ci sono state. Però non è venuto nulla sui giornali, Sì. io ho anche una raccolta di articoli del Secolo. Ah, ecco, sì. Un volume che è lì Sì. sopra, ma non c'è niente, non era un avvenimento Da giornale. da No, perché giornale, io però. ho visto parecchi giornali dell'epoca, anche soprattutto periodici, e ho notato che di musica leggera Non non parlano. parlavano. Allora mi sono convinto un pochino, leggendo anche le cose, che la musica leggera veniva considerata qualcosa non degna di essere raccontata Sì. sui giornali, perché mentre di cinema, di attori, di attrici Cinema se ne americane parlava se ne tanto, parlava, di opera sì. lirica, di teatro, cioè si parlava di tutte queste cose qua, ma di musica leggera. Non solo Trio Lescano, ma neanche gli altri No, non non c'era, c'era. quindi È allora ho pensato cominciato che un anche, po'. quindi un arresto di Non tutto il canale era di musica così leggera è importante. un po', e poi forse una censura fascista che gli arresti non si pubblicavano. Poi nota che eravamo già nel 43 verso l'inverno, già Sì, ormai l'Italia era occupata. eravamo in un periodo di grandissima tensione.
un ragazzo di 15 anni, di 14-15 anni, cosa vuoi che pensasse? Pensava che tutto fosse bello lo stesso. Certo. C'era un'incoscienza e anche un senso di disagio, perché la situazione lo portava. Però che qualcuno sparisse, tutto sommato, forse era anche la normalità. Sì. Che ne so, sto dicendo delle eresie, intendimi. Sì, sì. Però penso che nella mia mente non sia rimasto più di tanto, perché forse era un fatto normale. E poi c'era l'incubo dei tedeschi. Ma tu quella sera li hai visti i tedeschi? Io non li ho visti, però c'erano. Perché c'erano da tutte le parti loro. C'erano all'ingresso del teatro, c'erano fuori, c'erano per la Quindi strada. Controllavano il teatro. I teatri, i teatri erano controllati. La luna in viaggio ed il suo raggio ci manda.